Mission Impossible per il Pescara, che domani sera cercherà di strappare un risultato utile in casa del Benevento. Una mission che sembra impossible un po' per le tante assenze che continuano a falcidiare l'organico bianco-azzurro, un po' perché i numeri degli stregoni fanno impressione. 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta. In casa 11 vittorie e 3 pareggi. Entella, Pisa e Salernitana le uniche indenni in terra sannita. Più 19 sulla seconda, più 20 sulla terza. Insomma, si attende solo la matematica per il ritorno in Serie A. Il Pescara può fregiarsi del merito di essere l'unica squadra ad aver battuto l'11 di Filippo Inzaghi con un punteggio pesante, un 4-0 rifilato all'Adriatico Cornacchia, che resta il momento più alto della gestione Zauri a fine ottobre, la partita in cui il tecnico di Pescina varò per la prima volta il 4-3-2-1. Purtroppo questo Pescara è indebolito rispetto a quello che schiantò il Benevento in autunno, e quel risultato è una ulteriore motivazione di vendetta per gli stregoni. Come detto, Pescara rimaneggiato, non recuperano né Zappa né Busellato, quest'ultimo non ha smaltito l'attacco influenzale pre-Spezia, e ieri si è fermato anche Bocic per un problema al tendine. Oltre ai noti lungodegenti mancheranno anche gli squalificati Drudi e Palmiero, l'unico rientro è quello di Bettella. Così in difesa si rivedrà Campagnaro a distanza di oltre 3 mesi, l'ultima presenza dell'argentino contro la Cremonese, con lui in difesa Bettella e l'ex Scognamiglio, Crecco e Masciangelo gli esterni, interni Memusciai, Bruno e Melegoni a sostegno dell'azione di Maniero e Galano, Bojinov, Clemenza, il baby Pavone pronti a dare manforte dalla panchina, con il bulgaro che cercherà di mettere altri minuti nelle gambe. In casa Benevento nulla da fare per Antei, Teio e Gianfi, che non recuperano dai rispettivi infortuni. Letizia sarà squalificato, al suo posto probabile Maggio a comporre la linea di difesa con Volta, Caldirola e Barba. In mediana Viola avrà i suoi fianchi Schiattarella ed Etemai. In attacco non mancano le alternative a Inzaghi, che potrebbe cambiare in toto il tridente: Sau, Moncini e Insigne, mentre a Perugia avevano giocato in prota Coda e Kragl. Circa i precedenti, il Vigorito è stata terra di conquista per il Pescara nel biennio di Ivo Iaconi in Serie C, con vittorie 0-3, Fanesi, Palladini e Artico, e 1-3, doppietta di Bellè, reti di Bonfanti e Di Nardo. Sempre in C finì 2-2 col Pescara di Galderisi rimontato dopo essere stato avanti 0-2 con le reti di Cardinale e Simon, cui risposero Castaldo e Di Piazza. Nello scorso campionato l'unico precedente in Serie B, con anche l'unica vittoria degli stregoni, 2-1, le firme di Coda, Mancuso e Volta. Direzione di gara a data a Rapuano di Rimini, per i biancazzurri 3 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta con il fischietto romagnolo. In questa stagione sconfitta a Salerno 3-1 e recente vittoria sul Cosenza 2-1. Benevento mai diretto in questo campionato, ma imbattuto con Rapuano in campo, 2 vittorie e 3 pareggi.